una sessantina di persone hanno fatto il percorso da Vado, ci siamo ritrovati qua a fine luglio e da qui poi siamo partiti, siamo andati su Montesole e poi siamo arrivati fino a Barbiana. E l'idea è proprio di quella di fare tutto il sentiero, tutto questo sentiero farlo diventare il sentiero della Costituzione, mettendo tutti gli articoli della Costituzione, quindi 139 articoli. Adesso abbiamo fatto il primo tratto che va proprio all'interno del cuore del parco di Montesole, i primi 12 articoli che sono gli articoli fondamentali. E, ecco, come abbiamo qui l'autorità, il sindaco di Monzuno, che ringraziamo di essere qui per un saluto, e il direttore, il presidente del parco di Montesole con cui abbiamo lavorato. Adesso prima di lasciare loro la parola per il saluto, lascio la parola a Sergio del CAI proprio per un breve così racconto sul sentiero. Beh, io mi trovo un pochino a disagio perché sono abituato a camminare e non tanto a parlare in pubblico, comunque ci provo. Abbiamo proprio nello statuto nostro, il mettere a divulgare la conoscenza della montagna, semplicemente mettere a disposizione degli altri quello che impari nella frequentazione, e lo facciamo sempre di buon così, con grande spontaneità, con grande tranquillità, e quando qualcuno ce lo chiede nei limiti del possibile ci mettiamo a disposizione, come abbiamo fatto qualche anno fa nel 2006 con un gruppo di combognani che ci chiesero, una trentina di ragazzi e tre religiosi, ci chiesero così, diciamo, una consulenza da Barbiana a Montesole in quel caso. Noi ci mettemmo a disposizione e studiamo assieme questo percorso che attraversa tutto il nostro Appennino, che sta diventando sempre più bello, perché l'Appennino a torto viene considerato di seconda categoria, una montagna di seconda categoria in realtà è bellissimo sotto l'aspetto naturale, ricchissimo di storia, perché un attraversamento del genere attraversa tutta quella che fu la linea gotica, perché partiamo da Monte Giovi, dove fu costituita le prime brigate partigiane della Toscana, e finiamo a Montesole, dove tutti sappiamo che cosa c'è, perciò ce n'è finché si vuole. Fu una sorpresa talmente bella per noi trovare 30 ragazzi che nel camminare pensavano tranquillamente. Ogni giorno c'era la regola dello stare in silenzio, camminare in silenzio per almeno una mezz'oretta. Tornati a casa ci ripensi, no? E nacque questa semplice guidina che probabilmente ha forse stimolato anche all'iniziativa che ci vede qui riuniti oggi, insomma. Non so che dire sui personaggi, perché forse Barbiana e perché Montesole, senza dubbio persone che difendono dei valori con tutto le possibilità che hanno, con una grande determinazione. È una grande lezione oggi che, non lo so, sembra che predomini un po' il qualunquismo, no? Altra cosa forse che si può dire, il supporto, cioè noi camminiamo attraverso l'Appennino sui sentieri che sono stati senza dubbio un veicolo importantissimo fino ai nostri genitori, poi rivoluzione industriale, tutto quello che vogliamo, e tutta la gente che se ne va a valle, abbandono completo dei sentieri. Il Club Alpino come può, soprattutto con persone volontarie, cerca di mantenere questa rete,
a fatica, perché effettivamente a fatica, però almeno peggio noi abbiamo questa rete che speriamo qualcuno riesca a prendere in carico, perché la generazione nostra che è abituata a lavorare via via si avvia verso un esaurimento, se vogliamo dire, no? Noi abbiamo fatto quello che possiamo, è un ciclo naturale, insomma, che non lo si può evitare. Il fatto di aver incontrato giovani talmente impegnati anche ci fa ben sperare, come altro che, però ne vediamo davvero molto pochi di giovani, sono chiaramente presi da altre mille cose e poco abituati alle cose materiali, di conseguenza andare in giro a fare manutenzione ai sentieri non piace tanto, insomma. È un capitale che abbiamo ammucchiato, speriamo di non disperderlo, ecco, non so cosa dire ancora. Facciamo la seconda parte su. Grazie.